grazie, 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 grazie. Ah. Sarà retorica, dite quello che vi pare, però uno si sente leggermente emozionato. È l'ultima puntata della corrida, il programma è andato così bene grazie ai concorrenti, grazie ai pubblici che hanno affollato il nostro studio per tante e tante settimane. Grazie, grazie di cuore a voi che ci avete seguito da casa, grazie. E un altro grazie, se me lo permettete, lo vorrei rivolgere, e qui vi garantisco che sono veramente tanto, tanto, tanto sincero, al nostro studio sempre pronto, sempre allerta sta, e io devo ringraziare tutti, dai cameraman, ai fonici, agli elettricisti, al regista, a tutti, a tutto lo studio. Grazie ragazzi, grazie veramente di cuore. E un altro grazie... È la serata del ringraziamento. E un altro grazie, logicamente, al maestro Roberto Pregadio. Roberto, sei stato veramente una colonna della trasmissione, veramente. Tu e la tua grande orchestra, che poi avremo modo di ringraziare successivamente. E ringraziamo a questo punto, finiamo i ringraziamenti ringraziando le nostre due brave e simpatiche ragazze, Soraya e Antonella. Buonasera, buonasera. Oh, rosso, verde, la camicia bianca, beh, insomma, siamo, direi siamo quasi la patriottici, bandiera. Siamo quasi patriottici. E vabbè, oh, d'altronde sentite, l'altro giorno hanno inaugurato l'Olimpico, è stato benedetto, speriamo che tutto quanto vada bene. E allora dico, perché non vada bene anche a noi? Il prossimo anno magari la corrida la terremo proprio all'Olimpico, lì, no? Tanto è coperto, quindi siamo tranquilli. Ma la corrida devo dire che comunque ha insegnato tante piccole cose, ma una cosa importante ha insegnato credo a tutti, a riconoscere e a conoscere un pubblico vero, sincero, come quello che ha affollato sempre il nostro studio, cioè un pubblico che applaude quando il concorrente merita gli applausi e che dissente quando il concorrente non merita certo di essere applaudito. La corrida, per esempio, a te, Soraya, ha insegnato qualche cosa? Ti ha insegnato qualcosa o no? Sì, mi ha insegnato tanto. Io ritengo che c'è stato tantissimo da imparare dalla corrida, soprattutto tanta comunicazione e tanto contatto diretto con tutte le persone che ho conosciuto. Lei voleva dire comunicativa. Vabbè, però sì, è capito benissimo lo stesso. E a te la corrida cosa ha insegnato, Antonella? Anche a me ha insegnato tante cose, sì. Mi ha insegnato a sorridere sempre, a tenere le mani così come Raffaella Carrà, perché non si tengono le mani così, ma si tengono così come Raffaella Carrà. E poi le ginocchia, perché lei mi diceva che cammino come John Wayne. Allora mi hanno insegnato che le ginocchia si tengono sempre così. No, ma scusa, no. Ma hai insegnato di no, no. Beh. Vorrei precisare, vicario, ti dispiace inquadrarci per intero. Cioè, quando lei è arrivata la prima io volta, camminava con i piedi, perché così faceva. Abbiamo detto, sembri John Wayne, sei carina, graziosa, però sembri John Wayne. Cerca, e allora ha cominciato a camminare al contrario, cioè faceva così, e alla fine adesso riesce a mettere per dritto i piedi. Va bene, brava, comunque simpatiche tutte e due, e come al solito al posto di lavoro, via, subito, perché dobbiamo presentare i protagonisti di tutte le nostre trasmissioni, i concorrenti di questa sera che sono... Forlivesi Lugaresi, Roberto Stoisman, Tiziana Leccesi, Antonio D'Agostino, Giovanni Froncillo, il duo Lorenza e Silvia Di Sante, Raffaello Baccellini, Michele Venditti,
Giovanni Ranocchi. Eccoli qua i nostri baldi concorrenti, ai quali naturalmente la nostra Antonella proporrà il solito giuramento. Da limiti opposti, da Trapani a Trento, qui siete arrivati col vostro talento, usando sereni la vostra bravura. Avete dei giudici forse paura? No! Oh, bene, mi fa piacere che siete così coraggiosi. E naturalmente il giuramento lo dovete prestare anche voi, signori del pubblico. Di questo si incaricherà la nostra Soraya. Amici, seduti in codeste poltrone, di certo incapaci di ogni basezza, per l'ultima volta la vostra ovazione sarà il risultato di indubbia fermezza? Sì! Bene, 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 allora, anche se è l'ultima trasmissione, voglio ricordare a tutti il semaforo. Cioè, finché il semaforo è sul rosso non potete esprimere alcun giudizio. Poi il semaforo passa sul giallo per pochissimi secondi e poi finalmente al verde. E quando c'è il verde, allora lì potete esprimere il vostro giudizio, positivo o negativo. Voglio aggiungere ancora una cosa. Sì, è l'ultima trasmissione della corrida, però per due sabati ancora ci sarà il meglio della corrida dell'anno 1988 e di quest'anno. Quindi c'era una volta la corrida e poi c'è ancora la corrida. Due album da non perdere, perché sono veramente, vi garantisco, divertenti e piacevolissimi. E adesso passiamo al nostro primo concorrente. Buonasera. Il signor Raffaello Baccellini di San Giustino, Perugia. Oh, buonasera, signor Baccellini. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, il signor Baccellini viene da una località vicino Perugia, sì, dove che San Giustino. San Giustino. Ecco, che attività svolge a San Giustino? Niente, ho fatto il barbiere fino a 46 anni, dopo sono stato in fabbrica altri 14 anni. Sono in pensione. Ah, è in pensione. Dunque, lei viene qui alla corrida per fare che cosa? Per cantare una canzone del grande Fred Buscaglione. Ah, Fred Buscaglione. E infatti devo dire che lei ci assomiglia un pochino, sì, sì, a Fred Buscaglione. Sì, sì, Cioè, è da parecchio che ha assunto la veste, diciamo così, di Fred Buscaglione, perché vedo che si è messo anche un cappello particolare. No, da prima, 30 anni fa, prima che lui scomparve. Ah, sì, dal 59. Cioè, lei da quell'epoca già si identificava con Fred? No, diverse volte mi hanno scambiato per lui del 59. Ah, sì? Sì, sì. Dicevano Fred e lei... No, sì, sì, sì. Beh, questo mi fa piacere. Lei lo ha imitato in tutto e per tutto, devo dire. Sì, sì. Fred era uno che, io lo ricordo con piacere, era uno che qualche volta indugiava un po', indulgeva a bere qualcosa, insomma. Sì, vedo che anche lei l'ha imitato. Per dire la verità, sì, l'ho imitato. L'ha imitato anche in questo. Sì, perché sennò le sue canzoni non si possono cantare. Certo. Lei, oltre che imitarlo nel vestire e negli atteggiamenti, lo imita anche nella voce? No, nella voce non lo imito, perché in questi anni che io ho gozato non ho mai trovato un'orchestra che abbia saputo suonarmi una volta una canzone. E allora io quello che faccio ho dovuto farlo dietro al disco. Ah, cioè lei fa il cosiddetto playback, cioè lei imita Buscaglione muovendo la bocca, ma con la voce di Fred Buscaglione, ho capito. Quindi con questo sistema avrebbe potuto imitare chiunque in pratica. Con questo sistema avrebbe potuto imitare chiunque. Però visto che fisicamente assomiglia a Fred Buscaglione. Sì, però io dico al pubblico, dato che ho sentito qualcuno che ride. No, ridevano di soddisfazione. No, che tanto io sono venuto, non pensi che io sono venuto così. Allora prego il pubblico che mi guardi solamente alla bocca, no al mio fascino. Certo. Sì, guardi solo alla sua bocca. Bene. Anzi, devo dire che forse se chiudete gli occhi vi sembrerà proprio di sentire Buscaglione. Ecco. Allora, è pronto? Qual è il titolo della canzone? Guarda che luna. Guarda che luna, prego. Thank you.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna. Mi dispiace, ma il pubblico non ha capito la finezza di questa esecuzione. Li deve perdonare, li deve perdonare. Non è andata bene come forse lei sperava, ma forse non hanno seguito la bocca, forse hanno seguito tutto quanto e sono andati fuori di matto. Vabbè. Comunque, allora, a dirla i complimenti, perché sembrava proprio Fred Buscaglione. Guardi. Ma in definitiva, se pensate bene, con dei sosia o pseudo tali e con il playback uno potrebbe fare lo spettacolo con i più grossi nomi del mondo e andrebbe benissimo. Comunque, per quello che riguarda il Tirasoma e anche l'ultima settimana del Tirasoma, questa, il signor Baccellini ci ha dato il numero 63. Ricordatevi che ci sono i premi settimanali, cioè un primo premio un Opel Corsa Joy, un secondo premio un videoregistratore Orion e altri numerosissimi premi. Poi fra tutti gli italiani che sono pervenuti, che stanno pervenendo, verrà estratto un premio di 100 milioni in gettoni d'oro, va bene? E adesso passiamo al secondo concorrente. Buonasera. Buonasera a lei. Il signor Roberto Stoisman di Roma. Bene. Allora le chiedo scusa, ma adesso dobbiamo fermarci per qualche minuto perché c'è la pubblicità, senza la quale, voi lo sapete, neanche questo programma potrebbe andare in onda. Quindi ci vediamo fra qualche minuto. Grazie. Impuls Parfum Deodorant vi presenta. Padre, sono contenta che sia tornato. C'è una festa stanotte. C'è una ragazza con un vestito color cenere di rose. C'è qualcuno che non ha mai dimenticato. Ci sono le tracce di un momento perfetto. E poi c'è una strada che porta lontano. C'è una fiamma che sale, sale. C'è una festa stanotte. Torna Uccelli di Rovo, domani alle 20:30, su Canale 5. Crisprons, dalla Svezia i famosi crostini integrali, naturali e leggeri. Oggi anche dorati e alla crusca d'avena. Crisprons, buoni come il pane. In ogni donna ci sono tante donne. E tante riviste in ogni... Pratica! È la rivista mensile che in più si stacca e stacca e si tiene. È davvero... Pratica! Vista, 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 rivista! Pratica! E questo mese Pratica a sole 2.500 lire, ben 1.000 lire in meno. Pratica conviene,
Scoprila in edicola. Una grande tradizione dal lontano 1990, i fantasciroppi toschi. Belli da bere! Fantasciroppi, una bottiglia, 5 caraffe di fantasia. Fantasciroppi toschi, belli da bere. Nella vita c'è chi è felice fuori e chi è felice dentro. Al club noi amiamo sia i felici fuori, sia i felici dentro. Chi è felice fuori e dovrebbe essere già dentro. Chi è felice dentro ma vorrebbe essere fuori. Chi è felice dentro anche se sta fuori. Chi è felice sia fuori, sia dentro. E chi è felice soprattutto fuori. Club Med. Felicità come ti va. D'ora in poi comincia un pranzo nuovo. Da Barilla, la freschezza di un invito, fantasia del giorno, nell'aroma gentile del sugo al basilico, nella delicatezza del sugo alle olive, nel buon sugo ai peperoni appena scottati. D'ora in poi, fantasia del giorno, da Barilla, i 7 sughi che condiscono i giorni. Il tempo vola, shampoo, balsamo, insieme. New Dimension. Solo tu sai darmi così tanto in così poco tempo. New Dimension shampoo e balsamo. Il tempo vola, l'amore resta. Quando la frutta più golosa diventa deliziosa crema e incontra la purezza del latte Ala, nasce yogurt Ala Delizia. Festa di bontà. Riesling Martini, il fascino di un incontro perfetto. Signor Stoisman, sì. Lei è di Roma, ma sì. Ha un cognome un po' particolare, Stoisman. Sì, come del mai? Tirolo. Del Tirolo, come mai i suoi antenati? Anche qualche sono... bisnonno. Ma lei è romano? Sì, io lei sono è romano, ecco. E a Roma che attività svolge? Faccio il barista banchista. E quando arrivano i clienti del bar, lei cosa fa sentir loro? Una canzone? Delle volte mi chiedono loro facci sentire qualcosa, così. Che cosa? Cioè lei si presenta alla corrida per eseguire che cosa? Una furtiva lacrima dall'Elisir d'amore. Ah, quindi lei è un lirico, è un lirico. Mm. Beh, generalmente sì. Si dice così, faccia lei, poi decida se... ama la lirica. Sì, sì, ecco, mi piace... Le piace anche, la lirica? Sì. Infatti mi piace la musica in generale, però... Però la lirica in particolar modo, sì. Sarà accompagnato naturalmente dal maestro Pregadio. Oh, e cosa canterà? Mi ha detto una furtiva... Una furtiva lacrima dall'Elisir d'amore. Che è la romanza poi di Nemorino, se non mi sbaglio, no? Sì. Non si preoccupi comunque, non ha nessuna importanza. Allora, sentiamo una furtiva lacrima e vediamo come se la cava qui alla corrida. Immagino che i suoi clienti la conosceranno, no? Sì, questa... sì. Aria, questa romanza, perché certo. Lei gliela avrà cantata chissà quante volte, sì. Magari adesso accendono la televisione e fanno, pure qui in televisione, però invece può darsi anche che dicano, meno male che finalmente riesce a esibirsi certo. In televisione, questo è l'augurio che le faccio. Grazie. Sa come ti vorrei qui al microfono, prego maestro. Quando io vo' che
Io penso che lei possa essere ben soddisfatto, signor Stoisman. Se grazie c'è stato qualche piccola, chiamiamola così, non stonatura, qualche svisatura, ecco. Però mi pare che nel complesso sia andata molto bene. Io adesso sto pensando quante volte la dovrà rifare ai clienti del suo bar, perché ognuno che entrerà dirà: t'ho sentito alla televisione, bisogna che lo fai anche per me, farmi la cortesia. E cioè, lei acquisterà una popolarità eccezionale. Grazie. Comunque io le faccio tanti complimenti e si accomodi pure insieme con me. Allora, il signor Roberto Stoisman ha lasciato per il tirasomma il numero 23 e adesso passiamo al concorrente numero 3, il terzo concorrente. Buonasera. Il signor Giovanni Froncillo di Caserta. Signor Froncillo, buonasera. Buonasera. Allora, senta, signor Froncillo, lei è di Caserta, sì. Che cosa fa a Caserta? No, non abito a Caserta. Ah, non abita no, a Caserta? Abita no. A Modena. Abita a Modena, allora si è trasferito da Caserta no. A Modena? No. Sono nato a Caserta, sì. Abitavo a Frattamaggiore, sì. Sono stato per 20 anni e 20 anni sto a Modena. Ecco, adesso dico, si è trasferito a Modena per quale motivo? Per lavoro. Per lavoro, per motivo di lavoro. Cioè, lei che attività svolge? Adesso sono pensionato. Prima facevo il metalmeccanico. Metalmeccanico. Adesso si gode la sua meritata pensione. E si trova bene lì a Modena, lei che certo. È di Caserta. Sì, sì. Sì. Si è inserito bene, eh? Ah, perché poi i modenesi sono una simpatia veramente eccezionale. Guardi, guardano 50.000 persone. Come? A Modena mi guardano 50.000 persone. Cioè lei ha già calcolato quelli che guarderanno lei da Frattamaggiore a Modena. Da Frattamaggiore a Modena 50.000 persone. Però guardi, la voglio dare che sono alcuni milioni di persone che la stanno guardando in questo vabbè. Momento. E più quindi, 50.000. Più 50.000, vabbè, più 50.000. Quindi in questo momento contiamo su 50.000 persone in più che seguono il signor Giovanni Froncillo. Froncillo. Dunque, senta signor Froncillo, lei cosa fa però qui per noi? Se vuole fare uno scherzo di Totò. Uno scherzo di Totò? Cioè una imitazione di esatto, Totò? Ma non parlare. Non parlare. Va bene. Prima abbiamo avuto una imitazione di Fred Buscaglione, adesso abbiamo un'imitazione di Totò. Benissimo. Siamo qua per vederla e spero per applaudirla. Prego, prego. Forse questa è la serata in cui le imitazioni non vanno. Oh, e ci sono delle serate in cui gli imitatori riscuotono un grosso successo e questa è una serata che no, out per gli imitatori. Comunque lei se l'è cavata è abbastanza bene, bravissimo. Devo dire. È vero? È stato bravissimo. Poi se lo dice Antonella che lei è stato bravissimo, mi crede no, no. Tutto il contrario. No, si accomodi pure, si accomodi.
No, però Antonella è molto graziosa, molto simpatica e molto brava, perché cerca in tutti i modi di consolare i concorrenti, e devo dire che anche in questo caso è riuscita a far sorridere il concorrente che è stato da voi, insomma, penalizzato, diciamo così. Il signor Froncillo ha lasciato per il tira somma il numero 77, segnate il numero 77, e a questo punto, come solito, dico, non finisce qui. Nuvenia Pocket vi offre... Nuvenia Pocket! Credo di amarti. Sarebbero capaci di amarsi, forse. Ma a Chinatown si vive in guerra. Io non voglio morire per te. E in guerra è troppo pericoloso concedersi il lusso di amare. Tu sei come il veleno, Stanley! Chi? Chi è stato? Chi? Mickey Rourke, Ariane. Questo è l'anno del dragone. Lunedì alle 20:30 su Canale 5. Prendi la vita alla leggera, bello il mondo, nuova primavera, fresca, buona, delicata, la tua bianca primavera. Primavera Poletti, prendi la vita alla leggera. Tuffo dove il mare è più azzurro, dove il sole è più giallo. Un tuffo alla standa, nei costumi più allegri e colorati del momento. Puoi scegliere fra righe, pois, colori smaglianti e fiori sgargianti. L'importante è scegliere subito, per poi nuotare nella fortuna. Se acquisti un costume, partecipi all'estrazione di una Seat Ibiza. E ce ne sono 15 in palio. Quest'estate, cambia marcia, parti con Ibiza. Vieni alla standa, la casa degli italiani. See your true colors shining through. I see your true colors shining through. Ogni attimo della tua vita ha un colore speciale, un colore che non puoi rischiare di perdere. So don't be afraid to live in the show. Perché sia magico e brillante come tu lo vuoi, c'è solo una pellicola. Kodak Color Gore. Puoi immaginare di meglio? Certe situazioni si riconoscono dall'odore. Deo Sauber elimina le cause del cattivo odore per 6-7 giorni. Deo Sauber, la sicurezza del deodorante personale ad azione prolungata. Dufour presenta Big Fruit, la caramella del secolo. Tutto fatta! Sono riuscito a dividere l'atomo! Sì, ma non sei riuscito ancora a mettere insieme una Big Fruit. Eccola la Big Fruit, unica, gelée, in 12 gusti indescrivibili. Big Fruit, la caramella del secolo. Solo da Dufour. Quando arriva il mal di testa, aiutati con Neoptalidon. Contro mal di testa e nevralgie, rapido ed efficace. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Autogrill. Fa di ogni viaggio un buon viaggio. Allora, qua dobbiamo scegliere tre signore perché facciano il coretto al nostro ospite di questa sera. Sì. Non lo so, scusa Antonella, vogliamo provare la signora? Venga qua, scusi, si alzi un momento, signora si alzi, no, l'importante è che lei, no, provi, scusi signora, provi a dire, non so, un sì. No, sì, così, sì.
È stonata, no, proprio, c'ha ragione, proprio stonata, no, l'ospite va trattata anche un po' benino, non so, questa signora qua, sentiamo questa signora qua, che cosa le facciamo dire? Ma un re. Un re, dica re. Re. Bello questo re, bellissimo, bravo. Si accomodi. Tu. Senta, lei che è amica della signora che sta ridendo tanto, adesso la faccio ridere un po' di meno, sa. Salzi un po'. Un mi. Mi. Tutta la scala io. Mi, provi un po'. Mi. Bellissimo, oh, anche questo, ragazzo. Mi, bellissimo, bravo. Bellissimo. Proviamo la signora qui, signore, salzi un po', dica un la. Un la. La? No, ride troppo. No. Quella signora lì che fa finta, è la signora con quegli orecchini, scusi, abbia pazienza. Le dispiace alzarsi un momento in piedi? Cosa le facciamo dire? Un fa. Fa. Bellissima. Oh, bravissima. Bravissima. Allora, una, due e tre. Va benissimo. E adesso parliamo invece del brano musicale. Sì, io prima del brano musicale desidererei chiedere un'altra volta, ma me la fai fare una volta? Ma sì, te l'ho promesso che te la faccio fare. Questa discesa. Questo ingresso in mezzo al pubblico che ti stringe, ma sì che te lo faccio fare. Adesso però parliamo del brano musicale, scusa. Allora, guarda, il brano musicale 1962. No, c'era un signore dietro. Ci sono anche, ma c'è anche della gente urgente. Che dava. Nel nostro studio ci sono i vigili del fuoco, non i vigili dell'acqua. Quindi, giù. Allora. 1962. Che dai, i numeri? Tutto, non mi ricordo. Sì, 1962, dicevo. Sì, Tony Renis, compositore e cantante, quando? Un successo internazionale. Enorme, veramente. Enorme. Mi fa piacere che tu chiuda questa serie di motivi musicali che hai eseguito con la tua grande orchestra con questo motivo italiano e celeberrimo e ripeto internazionale. Allora se vuoi puoi andare a dirigere ancora una volta la tua grossa orchestra che riascolteremo in questo famosissimo motivo. Ve lo ricordate quando? Certo, se lo canto io pensate che sia un altro. Lei se lo ricorda com'era quando? Come faceva? No, vabbè, è meglio ascoltarlo da parte della grande orchestra diretta da Roberto Pregaddio. Thank you.
su, 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 orchestra, su, su. Bravissimi, bravissimi come sempre. E adesso possiamo passare con tutta tranquillità al gioco di Cinzano Chiaro. Ecco qua la nostra Antonella, e la concorrente. Simonetta, scusi, me l'aveva anche detto. La signora Simonetta Zingaro. Cosa hai detto invece? Signorina. Signorina, no, signora. Il marito è con Soraya in questo momento, signora. Adesso facciamo per l'ultima volta nella nostra trasmissione, perché chiudiamo, questo gioco Cinzano Chiaro, un gioco divertente e simpatico, ma perché è divertente e simpatico direi anche il prodotto Cinzano Chiaro. Cinzano Chiaro, sapete che è un nuovo aperitivo dal sapore secco e leggero, lo potete bere non solo come aperitivo ma in qualsiasi momento della giornata, come un drink, anche dopo cena quando volete gustare qualcosa di molto buono e naturale, sempre ghiacciato con un po' di limone. Cinzano Chiaro, ricordatevelo, Cinzano Chiaro, più chiaro di così. E naturalmente il concorso di Cinzano Chiaro, ma ne parleremo dopo, continua anche dopo il termine della nostra trasmissione. Allora abbiamo qui la signora Zingaro e il marito che si chiama Annunzio, Annunzio. Che tra poco vedremo insieme a Soraya. Intanto colleghiamoci con Soraya che si trova nell'altro studio. Soraya? Sì? Mi senti bene? Sì. Benissimo. Allora devi andare a nascondere, ormai lo sanno tutti, le tre bottiglie dietro i pannelli che nascondono la soluzione degli indovinelli. Ecco qua, ha visto qual è la soluzione, però non la deve suggerire al suo marito, signora. No. Silenzio, non suggerite. Prego. Allora, signor Nunzio. Allora, benissimo, signor Nunzio, è pronto? È pronto, ma credo che la nostra sorella le voglia offrire qualcosa, sì, giustamente. Vorrei offrirle un po' di Cinzano Chiaro al signore per brindare appena avrà finito il gioco, che vincerà sicuramente, è dovete molto cercare facile di vincere, è l'ultimo gioco che facciamo per Cinzano Chiaro, quindi dovete risolvere tutti e tre gli indovinelli, mi raccomando. Quando io darò il via, signora, si ricordi, signora Simonetta, che deve aprire la busta e leggere i tre indovinelli. Se per caso non indovinate subito, cioè per meglio dire, se lei, signor Nunzio, non indovina subito il primo, magari dica alla signora di passare al secondo, poi al terzo, d'accordo? D'accordo. E si ricordi che mi deve dare lei la soluzione a voce e poi deve andare a cercare la casella sulla quale è dipinto e disegnato la soluzione, è disegnata la soluzione dell'indovinello. Allora è pronta, signora Simonetta? 1, 2, 3, via, forza, avanti, via, cerchi di sbrigarsi e lega bene. Allora, si può stringere, si può dare, si può battere con la sorella, può essere tozza, può essere snella, prova un pochino ad indovinare. Mano. La mano, sì, bravo, 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 questa era facile, So che abbiamo voluto facilitarvi, via. Sono il pettine e sembro un piccolo rastrello. Servo al barbiere per il mio mestiere. Mi adopera financo il parrucchiere. Eppure tu, per essere più bello, rifletti bene e attento a non sbagliare. Chi sono? Prova un po' a indovinare. Cappello. No. No. No, no. Ah, il pettine. Gli ha detto, sono il pettine. Gliel'ha proprio detto chiaro e tondo. Allora, più di così. Allora, terzo indovinello. È questa l'anticamera del letto dove in principio dorme il pargoletto. Non lo ricordi essendo appena nato, ma anche tu che mi ascolti ci sei stato. Culla. Bravo. La culla, via, forza, bravi, bravi. Dovevano essere per forza degli indovinelli buoni, 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 come buono Cinzano Chiaro. Allora, avete indovinato tutti e tre gli indovinelli, a dire la verità erano facili, è vero signore? Erano facili, 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 facili. Va bene, ma dovevamo finire in bellezza. E così. Guardi, certo. mi pare che suo marito, adesso non voglio dire, ma insomma, mi pare che Soraya. Sì. No, Soraya mi pare che si prenda alcune confidenze. L'aspetto bene. Va bene.
Beh, va bene, va bene, sono contenti. Ma sono contenti perché? Perché avendo risolto tutti e tre gli indovinelli, hanno vinto 1 milione in lingotti d'oro per ogni indovinello. E in più avete vinto 1 milione proprio perché li avete indovinati tutti e tre. Senta, signor Nunzio, sì, forse sì. Non sono stato chiaro perché ho visto che è rimasto un momento sconcertato. Sì. Avete vinto praticamente 4 milioni in lingotti d'oro e una grossa fornitura di prodotti Cinzano. Bravo. Oh, ma guarda un po', ha provato ad assaggiare Cinzano Chiaro, non gli interessa più neanche Soraya. Vabbè. Allora, signora Simonetta, arrivederla, complimenti, tanti auguri e si ricordi sempre di Cinzano Chiaro. Oh, naturalmente. Naturalmente ci sono tanti premi anche per voi che siete a casa, la nostra trasmissione termina il gioco di Cinzano Chiaro, però il concorso non termina qui, continua ancora, quindi prestate bene attenzione a come dovete comportarvi per guadagnarvi tanti bei premi, state a sentire. Grande concorso, Cinzano Chiaro vale un'auto, partecipare è facile. Acquista Cinzano Chiaro, scrivi la serie e il numero del contrassegno di Stato, oppure bevilo al bar, richiedi e compila la cartolina. Spedisci tutto a Concorso Cinzano Chiaro vale un'auto. Settimanalmente parteciperai all'estrazione di una splendida auto e inoltre come super premio finale ti attende uno straordinario fuoristrada. Cinzano Chiaro vale un'auto e anche di più, è chiaro? Più chiaro di così, e così salutiamo anche questo sponsor che ci lascia dopo 11 settimane di permanenza nella nostra trasmissione, Cinzano Chiaro. E adesso vi presentiamo il quarto concorrente. Le quarte concorrenti. Le signorine, Lorenza e Silvia Di Sante di Ascoli Piceno. Bene, allora, vi prego di restare per un istante qui, grazie, per un istante qui perché c'è la pubblicità a questo punto, senza la quale questo programma non potrebbe andare in onda, scusate, arrivederci. Zuzzurro, come mai sta il pallone? Mi dona? Ma che testa c'hai? Ma secondo te che cognizione c'hai? Non è mica roba di vestito per questa... Io non ho un'altra cognizione che parlerà assolutamente di calcio. È mia Randa, Lotto Junior su Italia 1 alle ore 19:30. Quando chiedo a Triangolo non dovete scudellare in aria, avete capito? Almeno a me è saputo. Chips. Emilio 90. Dall'8 giugno tutte le sere 19:30. Italia 1. Frutta o dolce? Tutti e due. Lo sapevo, l'ho fatta per te. Torta di frutta Cameo. La frutta nella sua espressione più dolce. E voilà! Versa, versa, mesci, mesci, tavernello. Rosso, bianco, carne e pesce di tutto un po'. È leggero come un volo, tavernello. Si posa sulla tavola per te. Tavernello, Convini Italia, sapore, sponsor sapore, ufficiale Mondiali 90. L'Italia di un gran vino è così. Tavernello Corvin, il vino dell'Italia a tavola. Ogni volta che ti lavi i capelli, la permanente perde tono, elasticità, volume. Scegli Permen Color, lo shampoo che non lava via la permanente e tu rimai bella più a lungo. Per dare più vita alla permanente, Permen Color. L'applicazione rapida di Lasonil dà sollievo. Lasonil riduce il gonfiore, attenua il dolore, favorisce il riassorbimento dell'ematoma. Lasonil, trattamento immediato, pronto sollievo. È un medicinale, usare con cautela. Quando decidi di scoprire le gambe, Depin Soap Bronze. Gambe depilate e subito abbronzate.
Depil Soap Bronze. Depila e abbronza. Costa solo poco di più. E se usi epilatori, rasoi o cerette, Axor Prepare. Sicuro, cadei. Quest'uomo è un dentista, per cui non possiamo mostrarvi il suo volto in TV. Buongiorno, dottore. Vi siete mai chiesti quale spazzolino usano i dentisti per i propri denti? Oral-B, naturalmente. In Italia, la maggioranza dei dentisti usa oggi Oral-B. Oral-B, lo spazzolino più usato dai dentisti. Amici a sorpresa! Sorpresa agli amici! Mille foglie cameo è subito pronta. La crema è istantanea e non ha bisogno di cuocere. Ragazzi, sorpresa! Mille foglie cameo. Detto. Fatto! Cameo, il momento buono. Eccoci allora qua con le sorelle di Sante di Ascoli Piceno. Chi è la più grande? Io. E lei la più grande, lei che comanda questo duo? No, insomma, andate d'accordo anche sì, nella molto vita, d'accordo, oltre sì. che nella esibizione che sì, fra sì. poco ci farete ascoltare. Dunque, lei che cosa fa nella vita? Io sono laureata in lingua in attesa di occupazione. Va bene, speriamo che arrivi presto. E lei speriamo. Invece? Io sono studentessa, universitaria. Che facoltà? Legge. Legge, va bene. Allora, voi siete venute qui alla corrida, non certo per parlare della vostra laurea o della futura laurea, ma per fare che cosa? Cantiamo un pezzo dei Beatles a due voci. E quale? Yesterday. Beh, Yesterday non è una canzone poi tanto tanto facile, quindi vi cimentate, ci provate, ma siete molto affiatate, cioè cantate spesso insieme oppure vi siete messe insieme solo in questa occasione? No, il fatto è che facciamo parte di una corale amatoriale di Ascoli Piceno, è sì. la corale Cento Torri. E quindi io faccio il soprano in questa corale e lei il contralto, quindi a casa poi ci divertiamo anche a fare altri pezzi. Ma con la corale fate pure gli Yesterday? No. Anche se con la corale facciamo anche musica svariati moderna. Pezzi, tutti i tipi. Allora, Yesterday, dico questo è un pezzo forte dei Beatles, sì, cercate di meritarvi degli applausi. Okay. Allora ecco qua, il microfono è a vostra disposizione, il maestro anche, prego. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Would I believe in yesterday? So. Mi sembra che il pubblico abbia apprezzato questo suono, ecco, perché era veramente un suono piacevole a sentirsi. Non avete tradito i Beatles, ecco, questa è una cosa importante. Questo. Va bene. Accomodatevi, prego. Arrivederci, buonasera. Allora, le signorine di Sante hanno dato per il tirasomma
il numero 65, segnate il numero 65, d'accordo? E adesso passiamo al nostro quinto concorrente. Buonasera. Buonasera. Signor Antonio D'Agostino di San Severo, Foggia. Signor D'Agostino, lei arriva da San Severo. Sì. Che dista circa, mi sembra, una novantina di chilometri da Foggia, sì, no? Sì, ma però sono residente a Torino dal 59. Ah, dal 59 si trova a Torino, sì. Quindi è quasi più torinese che non San Severino, come si dice? San Severo Foggia. No, dicevo, uno che abita a San Severo, come si chiama? San Severese, Non so chi è questo. Non sa chi è questo? No, cioè, dicevo. No, mi sono... No, ha perfettamente ragione il signor D'Agostino, perché mi sono espresso molto male. Cioè, gli abitanti, quelli di Roma si chiamano romani, quelli che abitano a San Severo, come si chiamano? Come si chiama? Antonio, Mario, Pasquale, non lo so. Scusi. No. Scusi, lei adesso vive a Torino. Sì. A Torino ci sono i torinesi. A Roma ci sono i romani, a Milano ci sono i milanesi, a Foggia ci sono i foggiani. Ecco, quelli che abitano a San Severo, come si chiamano? San Severini? San Severo Foggia. Oh. Vabbè. Più che no, giusto, San Severo Foggia. Certo. No, io non insisto oltre, perché secondo me ci deve essere un mistero qua sotto e non voglio svelarlo assolutamente. Allora, lei a Torino che attività svolge? Elettrometalmeccanico, carrellista. Carrellista. Ecco, e qui alla corrida che cosa presenta? La ballata del camionista di Casadei. La ballata del camionista di Casadei. Sarà accompagnato anche dai nostri autisti qua, vero? Dalla nostra orchestra. Si fa che si può. Andai, prego. Vado? Sì. Le va bene così? Va bene, grazie. Prego. Un, due, tre, un, due, tre. Napoli, Foggia, Torino, Milano, allegri il cuore, via che va. Un, due, tre, un, due, tre. Napoli, Foggia, Torino, Milano, allegri il cuore, via che va. La ballata del camionista, la ballata del camionista, sul ponte di Fortore, meridionale bella, con un sorriso, un fior, di te si innamorò. Napoli, Foggia, Torino, Milano, allegro il cuore, via che va. La ballata del camionista, la ballata del camionista, sul ponte di Fortore, meridionale bella, con un sorriso, un fiore, di te si innamorò. Napoli, Foggia, Torino, Milano, gente che viene, gente che va. La ballata del camionista, la ballata del camionista. Basta. Adesso vi siete sfogati abbastanza. Ma sarà che ce l'hanno con i camionisti, non lo so, pensi che sono tutti automobilisti, ha capito? Allora, lei li deve perdonare, soprattutto perché andandosene via lei si accorgerà con quanto entusiasmo invece il pubblico l'applaudirà, perché quando il nostro concorrente si avvia alla uscita, il pubblico deve applaudire, perché va via un personaggio. Grazie. Arrivederci. Poi il signor D'Agostino, devo dire che non aveva poi molte pretese, perché per il tira somma ha lasciato il numero uno, quindi proprio
Vabbè, allora a questo punto, come al solito intervallo, prepariamoci ad accogliere il nostro graditissimo ospite, un ospite di quelli che fa piacere sentire e vedere. E state a vedere la trasmissione, ci vediamo tra qualche istante. Gigante Verde, il mais croccante fuori, tenero dentro. Vi presenta. E dopo un lungo viaggio, Ethan tornò. Il suo sorriso era stanco, ma le braccia ancora forti. Tutto ciò che amava era chiuso lì in quella casa, e poi fuori qualcosa si milò. Ethan preoccupato uscì per controllare, e proprio allora, proprio in quel momento, il sibilo divenne vento. Un vento rosso che portò via tutti i suoi ricordi, tutti, per riaverli anche solo uno. Da quel giorno Ethan insegue il vento. Sentieri selvaggi, martedì alle 20:30, un classico su Canale 5. Riesling Martini, il fascino di un incontro perfetto. Ferrari Cuvée, ma che simpatico che sei! Dai laboratori Garnier, la formula più dolce, shampoo ultra dolce alle piante. Io sono molto esigente, anzi, ultra esigente, e anche per i miei capelli. Così scelgo ogni giorno ultra dolce alle piante. Per me non c'è formula più dolce. E i miei capelli sono più morbidi, sono più luminosi. E il merito è di ultra dolce alle piante. Shampoo ultra dolce alle piante. Garantito dai Laboratoire Garnier Paris. Se il salotto ti ha annoiato, qui ci vuole Grand Foulard. Grand Foulard Bassetti. Se la festa è un po' spentina, qui ci vuole Grand Foulard Bassetti. Se il tuo cane è un po' viziato, qui ci vuole Grand Foulard. Grand Foulard Bassetti. L'idea più nuova per arredare, rinnovare, proteggere e far felice tutta la casa. Grand Foulard è solo Bassetti. Ci sono due modi ideali per mangiare uno yogurt alla frutta senza aromatizzanti e conservanti. Questo, con yogurt suggerito da noi, e frutta scelta da voi, anche se apparentemente potrà sembrarvi ideale. A lungo andare potrebbe rivelarsi un poco scomodo e sicuramente poco pratico. Oppure questo, la stessa frutta che scegliereste voi e lo yogurt preferito da noi. Molto più comodo, ma altrettanto ideale. Yomo alla frutta, lo yogurt e la frutta. Cambia marcia, scegli Ibiza, tua con un finanziamento fino a 8 milioni senza interessi. Sì, una marcia in più. 20:30, Dallas, 21:30, Dynasty, mercoledì a casa tua, su Canale 5. Sordi! Alberto!
Beh, hai visto che accoglienza, che il nostro è un pubblico meraviglioso, è veramente. Che uno si prepari tutto bene, tanto stracciano tutto del tempo. Senti. Sì, no. Accomodati, credo. Beh, come vi avevo promesso alla prima puntata, eccomi qui alla chiusura di questa splendida, meravigliosa, divertentissima corrida. Grazie. In compagnia del mio caro e vecchio amico Corrado. Senti, e anche in compagnia di questo pubblico che mi ricorda gli anni della mia infanzia. Sì, anzi, la spettacolo. Dunque, prima puntata della corrida, tu hai parlato proprio degli esordi tuoi, no? Di quando all'Ambra Iovinelli, un teatro di periferia, tu ti sei esibito. Tentai, sì, imprudentemente di debuttare. E finì male, se non mi sbaglio. No, ma è proprio questo pubblico che ricorda quell'ambiente lì, che ormai è scomparso, non esiste più, perché loro si divertono, ecco perché provocano il divertimento dei telespettatori, proprio perché loro si divertono, e questo è un divertimento. E certo, a spese di quel poveraccio che anche lui imprudentemente arriva qui e canta Roma, Monza... Senti! Proprio esattamente come è accaduto a me, come vi raccontai quella volta, che imprudentemente con questo mio partner, che diceva di essere partner della Mistinghetti, che veniva da Parigi, eccetera, che avevamo fatto? Un numero di fantasisti, pensa, Odysor, Albert Odysor, fantasista. Raccontavamo delle barzellette e lui diceva che erano inedite, invece le sapevano tutte, erano vecchissime. Facciamo le clacchette, cantavamo un refrain. Il pubblico naturalmente credeva che noi fossimo due acrobati, che ci prendevamo, cominciavamo a saltare, invece andavamo avanti imperterriti, pigliano allegramente, a arrabbiarsi che non l'avessimo mai fatto. Abbiamo cantato quell'ultimo refrain facendo le clacchette, dando calci sul palcoscenico per la paura che ci corresse appresso il pubblico, rientravamo in quinta. E forse siamo stati confortati da qualcuno che ci ha detto: guarda che ogni giorno qui c'è il massacro, eh. Ogni giorno c'è qualcuno che sì, fa il massacro. Però poi dopo insomma, non c'è stato più il massacro, c'è stato... Ma io ho visto tanta gente piangere, sbiancare, gente che si sentiva male, e soprattutto quel pianto quando ci si doveva ripreparare quella valigetta che con tante speranze uno si era fatta con lo smog e col vestito di scena, e c'era il padrone del locale, questo Iovinelli che io ti ho detto, un uomo rude che teneva a bada una platea, che erano veramente quelli, voi siete tutti conti, baroni, marchesi, in confronto a quelli. Lui stava con un tortore nodoso così, ognuno che si muoveva spaccava capoccia da tutte le parti, e allora a noi ci disse: lasciate perdere, non è per voi. Voi mettetevi a fare qualche altra cosa nella vita, perché questo non ve date mangiare, sto lavoro qui, lasciate perdere. Beh, se ci fosse adesso, ma io ho tanta passione, credere. Ma non è una passione, lascia perdere, guarda. Che oltre a non mangiare, correte il rischio che dipendeci pure un sacco di botte dal pubblico, lasciate perdere. Sì, vabbè, ma poi dopo però, non è stato un buon profeta, No, molti presi dal panico, dalla paura a questo invito dei Iovinelli hanno abbandonato. Chi come me, incoscientemente anche, rischiando anche di brutto, hanno continuato perché? Perché per me era una vocazione, io dovevo per forza fare l'attore. Davanti a qualunque rischio, a qualunque possibilità, dovevo diventare un attore. E mi sembra che tu ci sia riuscito bene, vero? Sì, poi ci sono state combinazioni di favore, anche di fortunate, incontri, possibilità. Ecco, io per esempio vinsi il doppiaggio di Oliver Hardy, che diventò, diciamo, beh, così una cosa... Lo sapevate, no? Che la voce di Oliver Hardy era quella di Alberto Sordi. Come l'avete saputo? Eh?
poi la radio con i compagnucci della Barocchietta, Mario Bio, il Conte Claro, e poi il teatro con le Zabumbe fino alla, all'ultima compagnia della Vandosiris, e poi il cinema, che ne ho fatto di questo lavoro una ragione di vita fino a oggi e continua. Senti, adesso, tu hai fatto tutto nel mondo dello spettacolo, ma hai fatto anche, anche un po' il cantante, perché per esempio c'è stata proprio la settimana scorsa una signora che ha cantato E va e va, che è una tua recente, ecco, come no, invece è una canzone simpaticissima. Se ci hanno mai mandato a quel paese. Oh, senti come sono tutti intonati, eh? No, ma io... No, ma io... No, ma... Quella è una canzone di Mattone che ha voluto così... durante la manifestazione di un festival di Sanremo farmi cantare questa canzone. Ma nella piena maturità. No, io invece, malgrado il successo col cinema, con il teatro, eccetera, ogni volta che c'era un grande spettacolo in cui si raccoglievano un po' tutti gli attori presenti a Roma, dai De Filippo, De Sica, la Pagnani, la Magnani, eccetera, io facevo sempre qualche cosa di sconcertante, che era così in anticipo che il pubblico rimaneva sempre molto ammutolito, non avevo il coraggio né di applaudire né di protestare, perché io facevo delle imitazioni, il bue, la gallina e l'aeroplano, che poi in 40 anni ho fatto sempre quelle bestie lì, non ho mai cambiato una bestia. Senti, che non erano delle imitazioni, erano, dava la possibilità anche al pubblico di fare il bue, la gallina e l'aeroplano, cioè tutti potevano farlo, soltanto che io avevo questo coraggio, chiamala così, impudenza, incoscienza, sfacciataggine, eccetera, di sì, rappresentare. Non lo potresti rifare. E poi, no, le... no, ma... Ti serve per ritornare qualche anno indietro. Lo so, ma io ho visto tanti di quei campanacci, c'è uno che c'ha pure... c'ha pure delle scarpe. No, beh, però scusa. No, ma oltre alle imitazioni c'erano le canzoni. Le canzoni, nell'epoca in cui io ho debuttato Nonnetta, il carcerato, che poi non si potevano neanche musicare perché... le frasi erano talmente lunghe che non c'era un ritmo musicale. Io non potevo chiedere a un maestro. Poi il maestro, no, non ti serve. Maestro. Purtroppo, poverella, magari. No, io bisogna che lo saluto perché Dio è così simpatico. No, io. Non ho mai usufruito né di un maestro né di un'orchestra perché. No, però erano canzoni, scusi perché addio che la lascio, erano canzoni quelle che invece nate così per scherzo oppure anche per opportunità, per permettere al pubblico di cantare tutti quanti, perché una volta cantare era privilegio soltanto di virtuosi, di quelli che avevano veramente la voce, no? Bing Crosby, Sinatra, certo. Rabbagliati, Bonino, Natalino Otto, eccetera. Non è che tutti potevano cantare. Il fatto di sentirmi cantare Nonnetta e carcerato, chissà, forse l'idea di poter cantare tutti quanti nasceva da quelle canzoni anche la possibilità di rinnovare il canto, la canzone, cioè che non seguiva un metro musicale, ma soltanto con dei ritmi sotto, eccetera, uno poteva raccontare delle storie, delle frasi lunghissime. È un po' come eccetera, avviene oggi poi, in fine conti e nasceva la canzone moderna. Hai visto mai che Nonnetta e carcerato sono state proprio... Senti, il bue non l'hai voluto fare, la gallina nemmeno, l'aeroplano nemmeno. No, dico, adesso se non altro Nonnetta ce la devi fare, Nonnetta.
Allora, molto... guarda che c'è, guarda che c'è, grande richiesta, grande richiesta. Allora, ma io insisterei per Nonnetta, perché è Nonnetta, Nonnetta, Nonnetta. No, anche... Vabbè, io canto sempre Nonnetta e Cacciaro, è la prima volta che il pubblico la sente. Però è la prima volta che sottolineiamo l'idea di cantare una canzone che così racconta una piccola storia, anche sentimentale, anche nostalgica, di un uomo che dopo tanti anni ritorna in questo suo paesello, dopo aver emigrato chissà in quali grandi città, e ritrova così tutto intatto e poi vede quella nonnetta, la cosa. E naturalmente per raccontare questa storia non si può fare una canzone col metro musicale, dice il cuor l'amor ancor non può, no, deve a un certo momento spaziare nelle frasi lunghissime che non si possono accompagnare con l'orchestra, perciò io non ho mai usato orchestra, senza orchestra. Alberto Sordi in Nonnetta. Sono tanti anni che non ritornavo al mio paesello, lo rivedo tale qual come un dì, la mia casetta e la piazzetta e la chiesetta col suo campanile, e laggiù la mia casetta tale qual come allor, mi venne da piangere. Una finestra illuminata, guardo che vedo una testina bianca che fa la calza. E nonnetta, nonnetta, ritmo, ritmo, oh nonnettina, nonnettina mia, tu sei tanto stanca, non puoi camminar, ma ritmar, ritmar come vorrai. Oh nonnettina, nonnettina mia, tu sei paralittica, ma ritmar, ritmar come vorrai. Oh nonnettina, nonnettina, nonnettina mia, yes! E tu come se poteva musicare? No, senti, adesso a questo punto è giunto il momento di salutarci, però sai che noi salutiamo sempre il nostro ospite con un coro, un coretto fatto da tre persone del pubblico. Te lo ricordo. Adesso ne abbiamo preparato un altro. Abbiamo... Oddio! No, molto vicine al microfono. Abbiamo riesumato una delle Peter Sister. Vicine al microfono, pronte, ti vogliono cantare questa canzone di ringraziamento per essere intervenuto per la seconda volta qui da noi. Prego, maestro. Roma, fermati un attimo stasera. Guardati Alberto Sordi alla TV. È l'ultimo dei romani, tu mamma Roma lo sai, di figli come lui tu non ce n'hai. Lui fa il malato, il bullo e Don Abbondio, però l'amaro assai meglio lo fa. Noi ti vogliamo bene e tu Albertone lo sai, che di applaudirti non finiamo mai.
Bardi. Io scommetto che Lenny non è mai stata a letto con un uomo. Ah, beh, qui... Lenny, Babe e Mac, sorelle. È sempre stato facile per te, hai sempre avuto uomini che si innamorano. Modi diversi di affrontare la vita, essere donna, amare. E secondo te intendeva che aveva fatto quello? Eh? Credo di sì. Da Diane Keaton, Sissy Spacek, Jessica Lange. Tre attrici straordinarie per una grande prima TV. Crimini del cuore. Giovedì 14 giugno su Canale 5. Ecco il numero uno in prontezza. Cuoce in metà tempo. Blonde metà tempo, da Gallo, lo specialista del riso. Quando ero una ragazzina non mi piacevo, adesso mi guardo e dico, mica male. I miei capelli, io non li sopporto quando sono un po' appesantiti. Se non uso il balsamo, sì certo, Johnson, perché non li appesantisce e lo posso usare tutti i giorni. Johnson Baby Balsam non appesantisce i capelli. Così quando lui li tocca, ogni volta mi dice, mica male. Johnson Baby. Sempre. Senza alcol. Birra Butler senza alcol. Una scelta di gusto. Dufour presenta Big Fruit, la caramella del secolo. È un grande passo per l'umanità. Taglia corto e dici se ci sono Big Fruit lassù. Ma allora... è per questo che sono qui. Big Fruit. Niente. Eccola la Big Fruit. Unica, gelée, in 12 gusti indescrivibili. Big Fruit, la caramella del secolo. Solo da Dufour. Borsalino Parfum. Niente è proibito. Torniamo ai nostri concorrenti, per l'esattezza alla sesta concorrente. Buonasera. Buonasera. La signorina Tiziana Leccesi di Sarnano Macerata. Allora, signorina Leccesi, una domanda di programmatica. Lei vive a Sarnano? No, vivo ad Alessandria. Ad Alessandria? Sì, e come mai si è trasferita ad Alessandria? Per motivi di lavoro, ecco. Quando avevo un anno. Cioè, lei già un anno lavorava, cioè, per motivi di lavoro della famiglia, del suo padre o sua madre. Senta, e lei che cosa fa adesso ad Alessandria? Abito in una cascina e lavoro in questa cascina, poi dipingo, mi piace dipingere. Ah, si dedica alla pittura? Sì, che... ho fatto liceo artistico. Ah, bene, complimenti. Dipinge bene? Ha fatto qualche mostra? No, non ha mai... va bene, che vuol dire? Poi un giorno la farà, non è mica tanto facile fare le mostre. Però qui alla corrida, naturalmente, non si presenta per farci vedere un suo disegno, un suo quadro, ma per che cosa? Canto. Canta. E che cosa canta? Azzurro. Azzurro, è la famosa canzone di Celentano. Va bene, noi siamo qua per ascoltare. Il microfono è qua, a sua disposizione. Allora, è pronta? Prego, Azzurro. Oh.
l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Egli è partita per le spiagge e sono solo quassù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a Padre Gio. Oh, mia noia, che ora c'è la finestra e non cambierà. Mi piace la... Che purtroppo non è andata, Ma magari sai che cos'è? Il pubblico ha detto, cioè, perché magari se applaudiamo continua nel canto e togliamo un artista dall'esercitare l'attività di pittrice, è meglio che continui a fare la pittrice. E lo hanno fatto proprio per spingerla a continuare nella sua attività, nel suo hobby, va bene? Arrivederci, signorina. Si accomodi pure, prego. Allora, la signorina Leccesi ha dato per il tirasomma il numero 4, segnate il numero 4. E adesso, oh, a proposito, ci hanno telefonato. E beh, era anche logico che ci telefonasse. Sanseveresi, si chiamano Sanseveresi. Gli abitanti di Sansevero si chiamano Sanseveresi. E hanno tenuto a precisarlo, giustamente. E adesso passiamo al gioco ACE. E anche per quest'ultimo gioco ACE abbiamo scelto tre persone, naturalmente estratte prima dell'inizio della trasmissione, che adesso ci presenta la nostra Antonella. Accomodatevi pure, la prego. La signora Rossana Bernabei. Sì? Il signor Edoardo Levi e la signora Adriana Martini. Grazie. Allora, ecco qua. Che è rappresentata tutta la linea ACE, da ACE Candeggina ad ACE Profumata, che sapete che è la versione profumata appunto di ACE Candeggina, ACE Color e ACE Casa. Allora qui abbiamo la signora Bernabei, è vero, che rappresenta ACE Casa. Abbiamo poi invece il signor Edoardo Levi o Levi? Levi. Levi, che rappresenta invece ACE Candeggina, e poi abbiamo la signora Adriana Martini che rappresenta invece ACE Color. Allora, vogliamo andare a giocare? Muoviamoci, avviamoci verso le postazioni. E voglio ricordarvi, dopo aver nominato questi tre prodotti, voglio ricordarvi quello importante in questo momento, cioè ACE Detersivo. Voi lo sapete che c'è anche ACE Detersivo, e mi raccomando, non dovete fare confusioni, perché ACE Detersivo è un detersivo, non è né una candeggina né un additivo, ma in più rispetto agli altri detersivi contiene l'imbattibile forza smacchiante di ACE per eliminare ogni tipo di sporco, e lo potete usare dappertutto sui capi bianchi, colorati, delicati. E per finire, ACE detersivo è molto più piccolo di un detersivo tradizionale, perché ne basta molto, ma molto di meno. Quindi questa è una cosa molto importante, d'accordo? Allora, abbiamo parlato di ACE detersivo, adesso parliamo del nostro gioco. Siete pronti? Ormai lo conoscete tutti quanti, il nostro gioco. Sapete che dovete cercare delle chiavi nei vari contenitori. Vediamo chi arriverà per primo e chi guadagnerà il primo premio.
Però c'è sempre il famoso Jolly che può ribaltare la situazione. Allora, se non vi dispiace, volete introdurvi qui in questo grosso contenitore e quando vi darò il via dovrete cercare subito la chiave che accende la lettera A. Poi passerete in quell'altro contenitore e dovrete cercare la chiave che accende la lettera C e poi nei palloni la chiave che accende la lettera E. Dovete cercare di sbrigarvi, essere veloci, va bene? Dico bene, eh? Lei non parla molto volentieri, mi pare, adesso vero no. Signora? Adesso no, ma poi quando avrà vinto, dice, allora sentirà l'urlo di gioia. Facciamo prima i fatti, signora. Ha perfettamente ragione, le chiedo scusa, mi perdoni. Ecco, anche lei dice facciamo prima i fatti? Subito. Subito. Lei, benissimo, ecco. Proprio mi dicono, state zitto e facci giocare. Ecco, insomma, in pratica sarebbe questo. Va bene, allora siamo pronti? Uno. Due e tre, via, forza, avanti! L'ha già trovata la chiave, Bravo, signor Levi! E adesso arriva la signora Bernabei, mentre invece la signora Martini mi sembra... Forza! Forza, signora Martini! Perché intanto gli altri possono perdere del tempo. Mi pare che il signor... No! Signor Levi, attento! Forza, Levi! Avanti! Forza, sbrigatevi! Prema il pulsante! Prema il pulsante che ferma i secondi! Forza, datevi da fare, via! Le due signore sono rimaste ancora lì, ai barattoli! La signora Bernabei e la signora Martini, avanti, vediamo un po' chi è che si conquista il secondo posto almeno. Forza! Avanti, signora Martini! Attento! La velocità, forza! Avanti, vada, su! È bravissima la signora! Sì. Forza, signora Bernabei! Eccola. Forza, avanti, vada piano ormai, su. Fermi il tempo. Avanti, signora Bernabei. Niente. Forza, signora Bernabei. Su, da brava, signora Bernabei. Lo so. Avanti, avanti, su! Avanti, forza signora, forza! Avanti, su, su! L'ha trovata? Ecco, l'ha trovata! Vada, la prenda qui! Vada a trovare l'altra chiave! Cerchi di non andare fuori tempo! Forza, forza! Bene, oh! Grazie! Allora, chiedo alla signora Martini se è fatta male, signora, perché generalmente quando cade una persona non si sa per quale ragione, è cosa vecchia e stravecchia, tutti si ridono. Cade magari un cavallo per la strada, tutti a di povera bestia, invece quando cade un cristiano tutti, oh, 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 hai visto come è caduto? Non si è fatta niente, sicuramente, no, si è rialzata, io l'ho vista, ha fatto così, vabbè, comunque, allora qui abbiamo il signor Levi che ha impiegato 46 secondi, la signora Martini che ne ha impiegati 98 e la signora Bernabei che ne ha impiegati 159, va bene, adesso facciamo scegliere le tre buste, vediamo chi di loro tre si impossessa del jolly, cominciamo prima naturalmente dal signor Levi, ecco, poi facciamo scegliere la signora Martini e poi infine la signora Bernabei. Volete aprire la busta? Vediamo chi di voi trova il jolly. Vediamo, lei non ha trovato niente. Il jolly, ace detersivo, lo ha trovato lei.
38 secondi di abbuono. Adesso 38 secondi meno 98 fanno 60 secondi. Non riesce a portar via il titolo di campione al signor Levi, che quindi vince. Tenga pure. Allora, il prodotto che ha vinto è ace candeggina, la candeggina più usata dagli italiani per il bucato e per la casa. Allora, il signor Levi vince 2 milioni in gettoni d'oro, va bene, perché è stato il primo. Le altre due persone che hanno tenuto il secondo e il terzo posto, ma sempre nel limite, cioè nei 180 secondi, vincono 500.000 lire ciascuna, sempre in gettoni d'oro. Però lei, avendo trovato il jolly, guadagna anche un altro milione. Quindi, in pratica, lei vince 2 milioni, lei vince 1,5 milioni, e lei, signora Bernabé, ne vince soltanto 500.000. Però siete stati bravi, bravissimi, complimenti. Complimenti, arrivederci, arrivederla, signor Levi. Arrivederci, signore, accomodatevi pure, prego, bravi. E adesso fate bene attenzione a quello che deve dire la nostra Antonella, che è precisissima quando legge queste cose. Ricordate il prodotto fortunato ACE di questa settimana. Mi raccomando, correte ad acquistarlo. Nei prossimi giorni potrete ricevere una telefonata che vi farà vincere un premio di 2 milioni in gettoni d'oro se avrete in casa il prodotto fortunato ACE della settimana. E avrete diritto ad 1 milione in più se avrete anche ACE detersivo, per un totale di ben 3 milioni in gettoni d'oro. E poi ci sono dei premi bellissimi per tutti quanti. E poi voglio ricordare anche che sì, la corrida termina, però non termina questo concorso, che prosegue ancora, quindi potete partecipare ancora per tanto tempo, d'accordo? Perché potete guadagnare dei premi bellissimi, state a sentire. Con ACE potete vincere 10.000 splendide parure in zaffiri ed argento. Basta raccogliere 3 prove di acquisto di qualsiasi prodotto ACE, di cui almeno una di ACE detersivo, ed inviarle in busta chiusa a I Gioielli ACE, casella postale 10.775, Roma. Parteciperete all'estrazione di 10.000 parure come questa, con veri zaffiri montati in argento, create dalla 1AR Promozioni. Buona fortuna con ACE. E buona fortuna a questo nostro sponsor, al quale rivolgiamo un caloroso ringraziamento, ecco, da parte di tutti quanti noi. E a questo punto dobbiamo scegliere per il ballo, ancora una volta dobbiamo scegliere dieci signori che dovranno, lei per esempio, lei va benissimo, guarda, va benissimo questo signore con i baffi, si alzi pure, l'altro signore che sta ghignando con i baffi, pure lui, ma tutti quei baffi, pure lei che con i baffi, anche lei, si accomodi, venga, poi vediamo un po' chi può essere ancora, vediamo un po' chi è che c'è qui, che, lei con quella giacca, benissimo, venga anche lei. Vediamo un po' da questa parte, quel giovanotto lì con quella giacca, le dispiace, si accomodi, venite da questa parte, vediamo, venga, lei che faceva finta di non guardare, anche lei, che cosa, avanti, su, forza, venga, vediamo un po' chi altro possiamo chiamare, quanti ce ne sono, avanti, portateli via, forza, che stanno a fare lì, 6, 7, va bene, adesso poi ne troviamo altri 3, e naturalmente, come al solito dico, non finisce qui, anzi non finiranno qui, non so come finiranno, vediamo un po', poi. Dio! Sei contento, ti ho accontentato, hai visto? Bellissimo. Ci voglio fare l'ingresso in mezzo al pubblico. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Molto bello. Poi
Stasera devo dire che abbiamo un pubblico particolarmente caloroso, baciante, baciante, baciante. Senti, scusa, ti vendeva il microfono. Dunque, aspetta, aspetta, ecco, adesso va bene. No, perché evidente, continuava a vedere questa cosa, invece era il microfono che si era sfilato dalla Royale. Dunque, sì. Senti, so che hai preparato un brano musicale, sì, per i solisti della tua, sì, orchestra. Anzi, no? Sì, il brano musicale è intitolato... Si sono già preparati, si sono già... Sì. Vogliamo tirare su, sì, il sipario. Sì. Sono i solisti che poi ti accompagnano regolarmente per i concorrenti, certo, non con i concorrenti. Certo, ma sono bravissimi, perché però sono dico, non li abbiamo mai presentati. Posso? Prego. Alle chitarre Aldo Sferra, Franco Corvasce. Alla batteria Massimo D'Agostino. Alle tastiere Vincenzo Romano. Al basso Vittorio Solzini. Al sassofono contralto Eric Daniel. Al flauto Paolo Zampini. Al sax tenore Alfredo Santoloci. Al sax baritono Claudio Pacifici. Alla tromba Mike Applebaum. Al trombone Dino Piccone. Olè, hai visto? È un pubblico meraviglioso, fantastico quello di stasera. Senti, cosa hai preparato? Ho preparato un brano che qualche anno fa i principati di pianoforte studiavano, intitolato Il piccolo Montanaro. Ah, esattamente. Hai preparato quello? Ho preparato questo in una versione... Me lo fai sentire, certo, scusa? Certo. No, tanto per certo ricordarmi, perché anche io certo una volta studiavo il pianoforte. Dunque, e fa così. Ecco. Senti, ma vi ci siete messi in 12 per fare questo? No. 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 Adesso voglio sentire. Farete qualcosa di meglio, certo, no? Vabbè, voglio sentire, voglio sentire. Maestro,
Bravo, bravi signori professori, bravissimi, bravissimi tutti. E allora, senti, a questo punto io ti devo lasciare, certo. Devo lasciare anche loro perché dobbiamo presentare il nostro settimo concorrente. Buonasera. Il signor Gianni Ranocchi di Pesaro. Ganocchi? Ranocchi. Ah, Ranocchi. Ma è Ranocchi. Ranocchi di Pesaro. Senta, sì. Signor Ranocchi, a Pesaro lei che attività svolge? Faccio procacciatore d'affari per una ditta di prodotti, di vari prodotti. Sì, procaccia gli affari, sì. Insomma. Procacciatore deve essere anche abbastanza interessante. Cioè, più affari fa la sua ditta, più affari fa lei. Oppure più affari più fa lei, io, sì. E più affari fa la sua esatto, ditta. Senta, e quando ha il tempo libero come lo occupa? Dipende, diciamo un'aspirazione di andare in teatro, di, diciamo, di fare l'attore. L'attore. Proprio, ecco. Ti piacerebbe proprio fare l'attore. Sì, ma l'attore comico soprattutto. L'attore comico, sì, non mi drammatico. Mi sento un po' portato, ecco. Ecco. E qui che cosa presenta? Presento un mio monologo scritto da me, così... Cioè, un monologo che ha scritto da, sì, da lei? Tenendo varie frasi così. Va bene, e che argomento tratta? Tratta il fumo, dato questo titolo del fumo. Cioè, il monologo intitolato Il fumo. Sì. Va bene, prego, prego. Grazie. Sono qui per farvi divertire. E gli amici mi hanno chiesto, ma cosa vuoi fare la corrida? Fare il toro? No, il toro no, non ho le corna. E poi non ho anche la stazza. Comunque l'ho fatto il toro a una festa, sì. Così, c'era molte risate perché non c'era il torero, altrimenti sei pianti, o meglio, le piantate, le frecce piantate sulla schiena che avrei avuto. Comunque sono qui per parlare di un problema serio, il fumo. Il fumo fa male. Chi fuma, viene anche a me, fatelo smettere, per carità. Poi voglio dire un'altra cosa, no? Non so perché, ma il fumo dicono che va dai belli. Ma io sono sempre in mezzo ai fumi, boh, o che con tutti i fumi ciechi, o tutti i socchiali, vedo, non so come mai. Comunque... un'altra cosa, se c'è molto fumo, io ho un asso nella manica. No, non è questo, scusate. Questo, il mio polso, questo è il mio polso automatico. Se c'è molto fumo, ecco. Così finalmente si respira. Ah. E visto con la mano, a portata di mano, vi saluto. Ma prima vorrei che mi dica. Mi fate accendere? Grazie, grazie, grazie. Grazie, basta così, basta così, basta così, grazie. Grazie, basta così. Basta così, basta così, grazie. Molto gentili, basta così. Ha capito perfettamente quello che volevate intendere. Ecco, è gente che... Mele, lei ha uno spirito un pochino particolare, non sono stati no, all'altezza di capirla. Minuto, minuto. Lo so, certo, in un minuto si possono dire ben poche cose, lei è andata bene, guardi, veramente. Arrivederci, si accomodi pure, si accomodi pure. Allora, il signor Ranocchi ha dato come numero per il tirasomma il numero 62. E adesso passiamo agli ottavi concorrenti. Grazie. Salve. Buonasera. I signori Roberto Forlivesi e Marcello Lugheresi di Cesena Forlì. Bene, a questo punto io sono costretto a chiedervi scusa perché dobbiamo osservare qualche minuto di intervallo, poi torneremo a parlare, d'accordo? Ci vediamo tra poco, grazie. Allora, vediamo chi sono questi due signori. È facile capire che lei ha i Croyd e lei è Belushi, insomma, sareste i Blue Brothers, un famosissimo film, piacevolissimo, devo dire. Solo che voi venite invece da Cesena. Da Cesena. Da Cesena. Lei cosa fa a Cesena? Operaio. Operaio in una fabbrica di Cesena? Sì, una fabbrica di celle isotermiche di Cesena. Ecco, e invece l'altro amico cosa fa? Io sono militare. Dove? A Cesena? A Rimini. A Rimini. Ha avuto il permesso? Sì.
Va bene, speriamo che non, vedendolo il suo comandante, dica ho fatto bene a lasciarlo andare via, oppure se l'avessi trattenuto agli arresti sarebbe stato meglio. Come mai vi è venuto in mente di fare i Blue Brothers? È stata mia sorella che ha scritto qui per scherzo. Beh, quindi... vabbè, ma sua sorella ha fatto lo scherzo e voi però avete convalidato questo scherzo, eh? Ma no, l'idea è nata a una festa di carnevale di parecchi anni fa. E allora ci è piaciuta e... E adesso vediamo come ve la cavate. Io mi auguro che ve la caviate bene, no? Siete pronti? No, perché dovete essere anche un po' acrobati, se non mi sbaglio, no? Beh, vediamo un po' come ve la cavate. Noi immaginiamo per un istante di riassistere ancora al famosissimo film I Blue Brothers. D'accordo? Prego. Siete cavata benissimo, era veramente un ballo acrobatico. Avete naturalmente il fiatone. Io credo che il suo comandante le perdonerà questa uscita, questa libera uscita. Spero. Lo credo, no, vada tranquillo, torni a Rimini tranquillissimo. Arrivederci, buonasera a tutti e due. Arrivederci, complimenti. E per il tirasomma i signori Forlivesi e Lugaresi hanno lasciato il numero 69, quindi segnate 69 sul tagliando di sorrisi e canzoni per il concorso il tirasomma, d'accordo? E adesso possiamo passare all'ultimo, nono concorrente! Il signor Michele Venditti di Carpinone, Isernia. Allora, signor Venditti, senta, dico, lei non sarà mica parente di Venditti, no? Questo non lo so. Questo non lo sa, però potrebbe anche essere, potrebbe essere. Così alla lontana potrebbe essere parente, certo, di Venditti. Dunque, lei che attività esercita? Attualmente ho un'impresa di pulizia. Dove? A Melzo. A in provincia di Milano. A Melzo, allora si è trasferito dal paese di origine. Esatto, dal 1970. Dal 1970, quindi sono ben 20 anni che lei vive a Melzo. Sì. Senta, mi tolga una curiosità. Come si chiamano gli abitanti di Melzo? Adesso non mi dica Giovanni Maria. No, assolutamente, si chiamano i Melzesi. Melzesi, meno male, va, così sono tranquillo. Dunque, lei, hanno preparato qua una fisarmonica, è evidente che suona la fisarmonica. Certo. Dunque, che cosa ci fa ascoltare? Dunque, un valzer intitolato Sopra le onde. Ecco, ma lei è uno strumento che suona già da parecchio tempo? È un paio d'anni. Un paio d'anni, quindi già dovrebbe essere abbastanza avanti con lo studio, no? Insomma, d'accordo, abbastanza. È proprio un hobby. Ma lei dove si esercita? Ma ho preso lezione da un professore, quindi... No, ma dico, dove si esercita? In casa? A casa. A casa cosa dicono quando lei si esercita? Insomma, di mettersela tutta e... Cioè, sono contenti? Sì, non sono è che contenti. Le dicono smettila, no? No. Quando, insomma, è l'orario di smettere, devo smettere, insomma. Okay.
Beh sì, certo, se suona la fisarmonica a mezzanotte certo che le dicono di smetterla, ma insomma dico, a casa sono contenti e la ascoltano con piacere. Sì. Va bene, va bene. Allora sentiamo quella esecuzione che ha detto Sopra le onde, vero? Si accomodi pure, prego. Tutto a posto? Evidentemente a casa sua sono rassegnati, forse... no, venga qua, mi dispiace che le cose non siano andate per il giusto verso, ma probabilmente è stato tradito anche un po' dall'emozione. Sì, infatti sono abbastanza emozionato. Ecco, va bene, adesso invece si può rilassare completamente e dimenticare quello che è successo, va bene? Arrivederla e tanti complimenti. Grazie. In s'accomodi. Ho notato che anche se molto emozionati i concorrenti quando vanno via stringono benissimo, si aggrappano alle nostre due ragazze e si lasciano trascinare volentieri fuori. Vabbè, comunque il signor Venditti ha lasciato come numero per il tirasomma il numero 13. Il totale è 377. E allora ricordatevi che i premi settimanali sono il primo premio un Opel Corsa Joy, un secondo premio un videoregistratore Orion e altri numerosissimi premi. E poi adesso tutti italiani partecipano all'estrazione finale di un premio di 100 milioni in gettoni d'oro. Quindi giocate al tirasomma, giocate al tirasomma. E adesso colleghiamoci per un istante con lo studio 2, lo studio di prova. Ciao Chris! Dunque ci sono i 10 signori, sì. Che c'è sempre la solita domanda da parte mia, come si sono comportati? Bravi. Si stanno comportando bene? Molto bene. Molto sì, bene. Sì, bravi sono, allora, musicale. Se vogliamo sapere il balletto da chi sarà formato, cioè che attività svolgono questi signori. Ok, allora, che cosa fai nella vita? Impiegato. Impiegato. Manager. Manager. Operaio. Termoidraulica. Impiegato. Ferroviere. Impiegato. Impiegato. Camionista. Il meccanico. Ok. Oh, e veramente sono rappresentate tutte le categorie, devo dire, eh? Molto bene. Allora. Sono molto musicale. Prego. Sono bravi, sono molto musicale, tutti. Sono tutti molto musicali? Sei convinta di quello che dici? Sì, sì, io. Va bene. Senti, noi siamo ansiosi di vederli all'opera, quindi fra un po' di anche minuti. Io. Sì. Okay. Come anche tu. Anch'io sono ansiosa di vedere. Di vedere come si comporteranno qui, ma credo che poi la forza della disperazione li farà comportare molto bene, come sempre è accaduto, Chris. Sì, sì. Perché tu in queste cose sei veramente bravissima. Grazie. Bravissima. Allora, auguri cari signori e ci vediamo dopo, va d'accordo? Bene, a dopo. Ecco. E per quello che riguarda noi ci vediamo tra poco perché dovremo proclamare il vincitore di questa puntata della corrida e assegnare come sempre anche il secondo premio. Ci vediamo tra poco, grazie. Scavolini, la cucina più amata dagli italiani. Presenta
Zack Maglio. Da dove vieni, Maglio l'italiano? Uno che ce la può fare, Zack. Come ci sei capitato in questo corso? Che un giorno porterà la divisa e ti farà sognare. Sarà sexy, eh? Ufficiale Zack. Zack Maglio, signore! Zack, che ci fai con una ragazza quando ti sei staccato di lei? Che forse invece ti dirà soltanto grazie, ok? Quel giorno, se non avrà ancora imparato anche ad amare. Donne, 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 donne. Richard Gere, Deborah Winger, ufficiale e gentiluomo. Venerdì alle 20:30, canale 5. Tutto l'amore. Passione. Ad ogni lavaggio, le fibre della tua camicia perdono un po' di forza. Merito contiene la quantità di amido giusta per distendere e ravvivare le fibre. Merito, l'unico con il manico, mentre ti aiuta a stirare, restituisce forza alle fibre ravvivando i tessuti. Merito, più forza alle fibre, più belli i tessuti. L'AIDS non si vede ma sta crescendo. Perché si trasmette non solo attraverso sangue infetto, per esempio scambiandosi la stessa siringa. Ma l'AIDS si trasmette anche attraverso rapporti sessuali con persone già infette. È perché più partner si cambiano, più rischio si corre. Ed è così che l'AIDS può crescere e colpire chiunque. L'AIDS è più vicino di quanto pensi. Pensiamoci prima di avere rapporti sessuali occasionali con persone diverse e comunque in quei casi usiamo sempre il preservativo per ridurre il rischio. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Yeti Compact è l'unico condizionatore con ionizzatore. Per questo, solo lui ti dà l'aria pulita e fresca. Cambia aria. Passa a Yeti. Croccantezza con più sapore. Flash, un colpo di fulmine dalla San Carlo. Ed eccoci giunti al momento tanto atteso dai nostri concorrenti, alla proclamazione del vincitore di questa puntata ultima della corrida e all'assegnazione del secondo premio. I concorrenti che abbiamo portato qui alla ribalta sono, per l'esattezza, il signor Roberto Stoisman di Roma, che ha cantato Una furtiva lacrima. Una furtiva lacrima. Lorenza e Silvia Di Sante di Ascoli Piceno, che hanno cantato Yesterday. Roberto Forlivesi e Marcello Lugaresi di Cesena Forlì, che hanno ballato un brano dal film Blues Brothers. E adesso sapete qual è la legge ferrea della nostra corrida: chi applaude un concorrente non può applaudire gli altri. Allora vediamo a chi indirizzate i vostri applausi perché vinca questa puntata. Per il signor Roberto Stoisman di Roma, che ha cantato Una furtiva lacrima. Grazie. Grazie, basta così. Non ci sarebbe bisogno di fare la controprova, però, per regolarità. Per Lorenza e Silvia Di Sante di Ascoli Piceno, che hanno cantato Yesterday. Per Roberto Forlivesi e Marcello Lugaresi di Cesena Forlì, che hanno ballato un brano dal film Blues Brothers.
Pochi ma sinceri questi applausi. Allora, non ci sono dubbi. Il primo premio è assegnato a Roberto Stoisman di Roma, che ha cantato Una furtiva lacrima. E adesso dobbiamo assegnare il secondo premio, quindi lo spareggio tra Lorenza e Silvia di Sante di Ascoli Piceno, che hanno cantato Yesterday. E Roberto Forlivesi e Marcello Lugaresi di Cesena Forlì, che hanno ballato un brano dal film Blues Brothers. E anche qui non ci sono dubbi, il secondo premio viene assegnato a Lorenza e Silvia di Sante di Ascoli Piceno. Comunque ci congratuliamo ugualmente con Forlivesi e Lugaresi, che sono stati molto bravi, ma forse sfortunati, perché hanno trovato dei concorrenti più bravi in questa puntata della corrida. Se avessero partecipato a un'altra puntata probabilmente avrebbero vinto. Allora, diciamo i premi, quello che avete vinto. Il primo classificato, cioè il signor Stoisman, riceve un TV Color 25 pollici ITT Nokia a tecnologia digitale con televideo incorporato e un videoregistratore ITT Nokia VHS alta qualità. Il secondo premio va assegnato, abbiamo detto, a Lorenzo e Silvia di Sante, che ricevono un TV Color ITT Nokia 15 pollici predisposto per il televideo. A tutti i partecipanti poi va un orologio della corrida e una maglietta della Lifol. Complimenti per le signorine, per le sorelline di Ascoli Piceno, e lasciamo che concluda così questa carrellata di dilettanti allo sbaraglio il signor Stoisman di Roma, che canterà, accompagnato al piano dal maestro Roberto Pregadio, Una furtiva lacrima. Probabilmente non la completerà tutta, perché la romanza è abbastanza lunga, il tempo riservato al vincitore è sempre molto poco. Allora, è pronto? Prego. Furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidio sembrò. Cercando io vo, che più cercando io vo, mamma, sì mamma, lo vedo, lo vedo. Complimenti e auguri per il futuro. S'accomodi pure con la nostra Soraya. E adesso dobbiamo prepararci a ricevere i 10 ballerini, 10 che si presenteranno a voi tra poco con la febbre del sabato sera. Franca, era molto serena di una giovincella di 15 anni, quella era la foto di corda. Dopo il fidanzamento, dopo qualche anno, vado a ritrovare barba e baffi disegnati. Ma tu la amavi più di me? Di più. Ma ci sei stato insieme? Amiche e amici di Rete4, ciao, una notizia importantissima, ci eravamo tanto amati, da lunedì va in onda alle 20.30 e con una grande novità, anche la domenica, vi aspetto, ciao. Ci eravamo tanto amati, da lunedì tutte le sere alle 20.30 su Rete4. Troppo buone. Oh, un consiglio però, quando parli di principe, specifica che è un würstel, perché se dici mi mangi un principe, tutti ti diranno cosa?
Un principe? E chi si vuole cannibale? Giusto il principe, zitto e mangia. Pieno della vita. Certe situazioni si riconoscono dall'odore. Deo Sauber agisce sui batteri presenti sulla pelle eliminando le cause del cattivo odore per 6-7 giorni. Giorno dopo giorno, doccia dopo doccia, mantiene la sua efficacia. Deo Sauber, la sicurezza del deodorante personale ad azione prolungata. Contro mal di testa, con stomaco in disordine, Alka-Seltzer. Alka-Seltzer. Nuovo tu, di nuovo su. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Leggere attentamente le avvertenze. Scopri la nuova linea di bellezza Nivea Viso. Creme idratanti e nutrienti per essere naturalmente bella. Nivea Viso rivela la tua naturale bellezza. Maschera per te, leggero, frizzante come sei. Maschera per te. Se ti piaci leggero, maschio è per te. Disporre le verdure sul piatto di portata e guarnire con la mano. Ma la maionese cos'è? Ma lo sai che è Calvé. Ah, poteva anche dircelo prima. Maionese Calvé, gusto a volontà. Signori, allora ci siamo, i 10 formidabili 10 nella febbre del sabato sera, eccoli! Sembrano, ma sembrano veramente tanti John Travolta. Questo? Proprio, ma guarda, proprio John Travolta, ma guardi, perfetto, il vero John Travolta, credo che, beh vabbè, senti, io non voglio rovinarti assolutamente questa scena, questo balletto, però prima, sì. Io vorrei invitarti qui, alle spalle, questi 10 ballerini, 10, perché io credo che la nostra Chris meriti un applauso a parte. In tutte queste trasmissioni Chris ha avuto la forza di far ballare pure dei pezzi di legno e è riuscita a creare dei balletti piacevoli, piacevolissimi, avendo a disposizione solo pochi minuti, direi un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Quindi bisogna riconoscere a Chris una bravura eccezionale anche nell'ideare le coreografie così all'ultimo minuto. Brava. E adesso poi li comincia a trattare, forza ragazzi, via, come se fossero vecchi ballerini. Ok. Mi raccomando, giù fermi, luce. Luce. Ok, siete pronti? Mettetevi bene, chiudete i piedi. Ok, siamo pronti? Maestro? Yes. Via. Vai! Pronti?
di fronte a delle insistenze di questo genere non si può non concedere un bis. Ok ragazzi, dai, cominciamo da capo un'altra volta, dai. Le posizioni. Luci, chiudete i piedi, chiudi i piedi, concentrati qui, eccola. Pronti? Maestro? Yes. One, two, three, hey! Complimenti, complimenti, complimenti. Ancora un calorosissimo applauso. Bravi, 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 bravi. Bravi, bravi. Ciao. Ciao, ciao. Posso fare quella che c'era? Comunque, perché non aveva il microfono, ma uno dei tre che è arrivato in ginocchio, io ho sentito chiaramente un... Deve aver dato una di quelle ginocchiate, guarda, che proprio non ne poteva. Signori, siamo giunti, mi pare, molto allegramente al termine della trasmissione, al termine della serie di trasmissioni della corrida. Io mi auguro che tutto sia stato di vostro gradimento. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che ci hanno seguito. Vorrei ringraziare insieme con voi anche naturalmente le nostre due brave ragazze. Antonella Soraya! Che credo anche loro abbiano da dire qualche cosa al pubblico che le ha seguite con molto affetto. Tu cosa dici? Spero di rivedervi. Cioè, spero che mi rivediate. E tu? Anch'io la stessa cosa. La stessa mi sono cosa. Veramente divertita tantissimo. Benissimo. E tu cosa vuoi dire? Io desidero ringraziare a nome dell'orchestra tutti. Tutti coloro che sono stati qui e tutti coloro che da lontano ci hanno seguito. Grazie. Bravo, bravo, bravo. E grazie al pubblico, grazie a questo pubblico. Oh, voglio ricordare che sabato prossimo, oltre alla partita di calcio, se vi va di vederla, vedetela, ma cioè, c'è anche l'album della corrida, una replica dell'album della corrida del 1988, poi fra due sabati invece ci sarà l'album della corrida di quest'anno. Ma a questo punto penso che sia molto sportivo da parte nostra invitare tutti quanti a concludere questa puntata della corrida con un Forza Italia dedicato alla nostra nazionale. Forza Italia da parte di un pubblico che sa contenersi, da un pubblico corretto, così come ci auguriamo che sia corretto tutto il pubblico che seguirà i campionati del mondo. Forza Italia! Forza Italia! 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 Italia!